curiosa, pertinente, entusiasta, appassionante, tutte quelle qualità che un giovane dovrebbe avere e che spesso, come dire, gli adulti hanno perso nel corso del tempo. Noi attori abbiamo un grande privilegio, la possibilità di emozionarci e commuoverci. Un buon film è quando esci dalla sala e non dici dove è la macchina, ma quando parli solo dopo 10 minuti. Sono alcuni dei passaggi del celebre attore e regista Sergio Castellitto durante la masterclass nelle giornate internazionali del cinema lucano a Maratea, dove ha incontrato la scena creativa lucana. Castellitto sarà ospite anche questa sera sul palco della kermesse organizzata e promossa dalla Lucana Film Commission insieme ad altri attori come Emilio Solfrizio, registi come Cinzia TH Torrini di Sorelle, ambientato tra l'altro a Matera. Non sono mancati riferimenti per Castellitto per il film Fortunata, uno dei suoi ultimi film, premiato a Cannes e Nastri d'Argento, e al rapporto con sua moglie Margaret Mazzantini, non un amore ha detto ma un destino tra libri e film. Tra l'altro abbiamo fatto anche 4 figli. Sergio Castellitto dunque si racconta a tutto tondo alla scena creativa lucana. Paride Leporaci, alla Lucana Film Commission il compito di produrre questa kermesse così importante per Maratea, per il territorio lucano, ma soprattutto per la scena creativa lucana. Sì, dici bene, per la scena creativa, che è opportunità di confrontarsi con grandi talenti a stretto contatto sul palco, anche poi c'è il dietro le quinte, proiezioni, seminari, magari opportunità, occasioni. Abbiamo assunto quest'onere, quest'onore in maniera molto responsabile, perché ce l'ha affidato il nostro socio di maggioranza che è la Regione Basilicata. C'è un'ottimizzazione dei costi e anche un percorso di crescita collettivo dove l'errore o la piccola macchia non può mancare, ma mi sembra che dalla copertura mediatica al gradimento dei turisti del Golfo di Policastro che stanno frequentando Maratea, all'attenzione dei giovani che fanno parte della nostra scena, ma anche da quello delle regioni vicine, perché non dobbiamo essere chiusi in piccoli angoli, questa manifestazione ormai è entrata nel cuore delle viscere dell'intelletto generale lucano e può proseguire con passi molto significativi.